Allora, io volevo leggervi una cosa purtroppo di presentazione all'intervento di un compagno. Noi abbiamo fatto, tutti quanti abbiamo partecipato ad una lotta importante sul territorio milanese, che era oltre Origio, le cooperative, eccetera, la lotta dell'ortomercato. Allora, questo compagno, io volevo leggervi, perché molti dei compagni che sono presenti sono nuovi e non sanno cos'è l'ortomercato di Origio, ne ha sentito magari parlare di Milano, e si rendono conto di qual è la situazione, per poter aprire l'intervento poi del compagno, del quale, diciamo, è stato licenziato 6 mesi fa, e tutto quel movimento, diciamo, compresi noi, sindacale, politico, eccetera, che lì voleva fare la rivoluzione, non ha fatto neanche ad oggi un volantino di sostegno al licenziamento di quel compagno che era all'interno, diciamo, di questo posto. Siccome noi, l'avevo già detto l'altra volta, un mese fa, dobbiamo riprendere l'iniziativa lì, perché l'ortomercato di Milano significa il paradigma, l'elemento essenziale di riferimento di quello che è lo sfruttamento delle cooperative e dei lavoratori che lavorano in cooperativa all'interno della situazione milanese. L'ortomercato di Milano è gestito dal comune di Milano attraverso un'azienda che si chiama Sogemi. Ora noi ci troviamo nella città, dal punto di vista economico, in una situazione del genere, appena si fanno delle lotte. Dei compagni si esprimono da questo punto di vista, uno si vende, l'altro, che era rappresentato, i due rappresentanti più evidenti all'interno di quella lotta, si oppone e viene licenziato. Interverrà dopo di me, però volevo descrivervi attraverso le parole di un giornalista qual è la situazione del mercato. Il titolo è un giornalista della Repubblica: una notte di lavoro con le centinaia di immigrati disposti a tutto per pochi spiccioli. Per farsi sfruttare c'è anche chi si accoltella davanti ai caporali. Io schiavo, titolo, al mercato di Milano per 2,50 euro di paga. Prima cosa, scavalcare lì in mezzo tra la porta numero 3 e la 4, vai tranquillo, mi suggerisce Dris, un ragazzo marocchino, sorriso sghembo e freddolito. Se vuoi lavorare come schiavo delle cassette all'ortomercato di Milano, devi arrampicarti su tutta questa barriera di ferro, e saranno 3,5 metri d'altezza, che gira sui 4 lati e che ora traballa per i movimenti accelerati e scomposti di chi sale sopra e salta dall'altra parte. Le 4 di notte sono dentro, vai a piazzare 60, 61, 62, 63, che c'è lavoro. Calpesti uno dei 400.000 metri quadrati del mercato che ti sbatte addosso la sensazione di essere in un posto dove non sei nient'altro che braccia, ma dove un misero lavoro nero, questo si puoi cercarlo in libertà. Salto un po' perché è lunga, diciamo, la situazione. La spianata di cemento di Via Lombroso è il regno del racket delle braccia e delle cassette. Si lavora come servi. Sembra di stare nell'Ottocento sudamericano o nelle campagne meridionali degli anni 50. Invece è Milano, la capitale economica d'Italia, 1.000 chilometri dal cottimismo di Pomodoro di Foggia, di Castelvolturno, di Pomigliano d'Arco. L'ortomercato, 1 milione di tonnellate di merce vendute ogni anno, il 30% va all'estero, è gestito da una società del comune, Sogemi. Qui dentro si carica e si scarica frutta e verdura per 6 o anche 10 ore di fila, dal lunedì notte all'11 del mattino. Si guadagnano 15-20 euro su 12 ore. Sfruttamento schifoso. Tanto al chilo, ti pago il caffè, dicono gli ambulanti e i grossisti che si presentano in furgone e in SUV ai ragazzi egiziani, marocchini, tunisini, rumeni, albanesi, indiani, filippini, a questo esercito di disperati, qualche centinaio di italiani, quasi zero, che ogni notte arriva per tirare su un po' di spiccioli. Molti si rivolgono agli intermediari, i cacciatori di braccia. Altri si fanno da sé, si mettono lì, fanno la posta davanti agli ambulanti, si spostano in gruppi, seguono la corrente dei muletti che schizzano da un posteggio all'altro. Certe notti gli schiavi delle cassette si accoltellano per mettere le mani su bancale prima che arrivi un altro. Una guerra dei poveri che deflagra negli attriti bui che circondano i capannoni.
5 minuti dopo le 4 sono di fronte al, al padiglione C, giubbotto, berretto di lana, guanti di lavoro e due braccia da sfruttare. Tra gli stand delle cooperative che pubblicano i venditori e compratori a via, e via Varsavia si estendono i piazzali di carico più battuti dal 59 al 63. È un traffico di collocamento all'aperto, praticamente ci sono solo immigrati extracomunitari, quelli già al lavoro, quelli che arrivano alla spicciolata dopo aver scavalcato la cinta vulnerabile come una fetta di burro, quelli che comandano e a cui si appoggiano i verdurai per reclutare manodopera. Ci sono manovali magazzinieri fantasma, sono invisibili come lo sono incredibilmente i colleghi che scavalcano da fuori e nessuno che li fermi mai. Spuntano la cabina di carico dei furgoni, entrano nel mercato dalla porta principale, la 4 come clandestini, nascosti, poi verrà sistemata la merce. Va bene, questa è una cosa, una descrizione, salto un po' perché diventa lungo. Magari il problema dell'otto mercato fossero solo tonnellate di Ethernet che in pratica è ricoperto questo tipo di mercato, tubature, investimenti che il comune in 43 anni non ha ancora rimosso. Magari fossero solo gli articolati che arrivano da tutta Europa e anziché fermarsi nelle aree di sosta si infilano nelle stradine che come arterie tagliano il ventre molle del mercato. Di più, il problema non è nemmeno soltanto la criminalità organizzata, camorra, mafia, soprattutto l'andrangheta che da 20 anni si infiltra nel più grosso mercato della distribuzione d'Italia. Qui aveva messo radici la costa calabrese, Moravito, Bruzzaniti, Palamara, che faceva partire quintali di cocaina e che aveva aperto un nightclub nella palazzina della Sogema. La vera piaga è il lavoro nero, diffuso, trasversale, tollerato, indisturbato, un sistema che sembra far comodo a tutti. Dei 3.500 lavoratori dell'orto frutticolo si calcola che almeno la metà siano irregolari. Ci sono cooperative che sembrano specializzate nell'offrire lavoro uma a uma, alcune chiudono e poi riaprono sulle proprie ceneri, i titolari si puliscono ancora, escono dalla porta e rientrano dalla finestra e poco vanno gli sforzi di guardia e finanza, ispettorato, eccetera. Non vado avanti nell'articolo, questa è la situazione dell'orto mercato di Milano. Ricordo soltanto che in un'ispezione, dopo denunce fatte, eccetera, dell'ispettorato del lavoro, dopo diciamo tante 60 ispezioni fatte dall'ispettorato del lavoro in segreto, hanno trovato due che fanno il lavoro nero. Vi immaginate che segreto, con che segreto hanno fatto queste ispezioni? Cioè, di tutti questi lavoratori, 3.500 lavoratori, ne hanno trovati in 60 ispezioni 2. Era molto grosso. Diciamo, per dirvi come avviene questo tipo di processo all'interno dell'orto mercato. Ecco, in questa condizione, un lavoratore che era all'interno dell'ASLO, della CGL, che insieme con la Comune e Sogemi aveva fatto questa ASLO per poter intervenire sull'aspetto del lavoro nero e la nocività e la situazione che c'era all'interno dell'azienda, siccome si è opposto a questo tipo di situazione criminale, è stato licenziato. Ora parlerà un momento Giuseppe, poi che è l'autore licenziato.